Ciao a tutti amiche e amici, benvenuti nel canale, io sono Alessio e oggi vi porto un altro bellissimo gameplay di un gioco che si può giocare sia in flat che in realtà virtuale, e cioè Doom 3 BFG Edition. Come potete vedere qua a schermo intero, subito dopo la sigla vi spiego come si fa. Eccoci qua, quindi Doom 3 BFG Edition si può giocare grazie a un incredibile mod disponibile su PC che si chiama Fully Possessed Mod. Quindi questa è la mod PC, esiste anche una mod per Oculus Quest, quindi che gira in standalone su Oculus Quest. Ci sono tantissimi altri video in rete se siete interessati a questa versione. Le differenze tra questa versione PC e quella Oculus Quest è che quella Quest non gira sulla BFG Edition ma sull'edizione di Doom 3 Vanilla, oltre che ovviamente differenze di prestazioni e altre cose che dopo andremo magari a sviscerare un po' insieme. Comunque questa è la mod PC e si scarica dal link, solo questo link che vi ho lasciato in descrizione. Scaricatevi l'ultimissima versione, che è la 0.021H alfa, non preoccupatevi se è un alfa, comunque gira molto ma molto bene. Scaricatevi il pacchetto della mod, il pacchetto della patch, scompattateli nel vostro PC, andate a copiare ed incollare tutti i file all'interno della cartella estratta e li andate ad appiccicare esattamente nella cartella di gioco del gioco dove avete installato il gioco su Steam. All'interno di questa cartella poi vi ritroverete il launcher della versione VR, che rimane separato da quella flat, quindi potrete giocare all'una o all'altra come volete e quando volete senza nessun problema. Un lavoro veramente incredibile di questi modder, ma che andremo a vedere più approfonditamente proprio in questo video. Subito schermata iniziale, vediamo che è possibile anche giocare con l'edizione BFG di Doom 3, questa quindi è l'edizione BFG, mi raccomando, sull'edizione normale vanilla è quella che serve per lo standalone, per il Quest. Questa è la versione PC e la versione BFG, quindi possiamo giocare anche a Doom 2, purtroppo non in VR con questa mod, ma ci appariranno semplicemente a schermo intero. Poco male, perché Doom 3, quello che ci interessa, è completamente in realtà virtuale. Andiamo subito a vedere le impostazioni della mod, perché sono veramente tantissime e meritano veramente un applauso i modder che hanno appunto moddato Doom 3 BFG, perché ci sono tantissime opzioni. Se noi andiamo su VR Option, vedete ci sono già tantissime opzioni per quanto riguarda il nostro corpo. Possiamo decidere se mostrare il full body, solamente le mani oppure solamente le armi. Possiamo decidere dove montare la torcia, possiamo decidere tantissime altre cose che non so neanche alcune cosa fanno, perché non sono riuscito neanche ancora a provarle tutte. E incredibile, una cosa bellissima anche di questa mod è che c'è pure il teleport, quindi chi soffre di motion sickness non si deve preoccupare, la versione Quest questa cosa non ce l'ha, quindi chi soffre di motion sickness vada dritto sulla versione PC, perché ha anche la possibilità del teleport, più tantissime altre opzioni che si possono cambiare, sempre anche la velocità della camminata per esempio, anche questa, più altre cose come le cutscene che si possono anche quelle decidere se vederle in prima persona oppure in uno schermo, anche quello appunto per la motion sickness. Quindi vediamo qua tantissime altre opzioni che appunto non, come il decidere anche il laser dell'arma se attivarlo o no, opzioni per le prestazioni. Quindi io vi consiglio Pixel Density, io ho alzato la risoluzione di SteamVR, il gioco è vecchio quindi potete alzare la risoluzione direttamente da SteamVR quanto volete. A proposito, se non sapete come fare, vi lascio qua sopra in il riquadrino con il video in cui spiego come settare al massimo
al meglio la risoluzione nei giochi SteamVR ed Oculus, quindi se avete dubbi video qua sopra. Quindi anti-aliasing, asynchronous space warp, chaperon, non so neanche io quante opzioni hanno messo su sta mod, veramente hanno fatto un lavoro incredibile per una mod che è completamente gratuita. Quindi voi vi comprate Doom 3 BFG che funziona in flat e che durante i saldi sta a tipo 5-6 euro, vi scaricate la mod gratuitamente e avete praticamente quasi un gioco che costa sullo store Quest 40 euro. Che gioco sto parlando? Resident Evil 4 VR, 39,99, 40 euro, no, 39,99, 40 euro, no. È praticamente ha in più di questa mod qua, tanto per farvi capire, solamente la ricarica manuale delle armi e il dual welding, cioè la possibilità di impugnare l'arma con le due mani, cosa che non ha purtroppo questa mod, ma che ha per esempio la mod Quest. Quindi se giocate su Quest avrete anche questa opzione qui anche su quella mod. Quindi direi è un lavoro incredibile se pensiamo che questa mod appunto è quasi a livello di un porting ufficiale di un gioco che è venduto nello store ufficiale del Quest a 40 bombe. 39,99, 40 euro, no. Quindi pensate quindi al valore di questa mod, è elevatissimo. Quindi detto questo, direi che possiamo passare al gameplay, perché sennò come al solito mi dilungo sempre e troppo in ciance. Quindi continuiamo una partita da dove sono arrivato e così vi faccio vedere anche come funziona proprio il gameplay. Eccoci qua, quindi vedete l'impostazione di base è torcia nella mano sinistra e arma nella mano destra. Appunto, come dicevo, non c'è il dual welding, però su Oculus Quest c'è, però poco male, perché comunque essendo un FPS vecchio stile si mira tranquillamente con una mano, non ci sono i mirini come negli sparatutto più moderni, e quindi si va assolutamente bene, e mentre con l'altra si tiene la torcia, quindi si può tranquillamente puntare la torcia in una direzione mentre si spara con l'altra, quindi non è assolutamente questo una mancanza grave. Anzi, vedete, quando ci si avvicina ad una schermata appunto dove si deve attivare in questo caso un ascensore, oppure qua c'è la stazione di cura, vedete appare proprio la mano con il dito, è possibile proprio fisicamente cliccare per attivare i vari pulsanti, i vari palmari. Ecco, in questo caso vedete io posso direttamente premere qui per richiamare l'ascensore, che in questo caso era già qui. Quindi vedete anche qui posso scegliere il piano, quindi qua richiesto pass di sicurezza non posso andare, sua comunicazioni sì. Andiamo avanti ancora un po' a sparare, dopo vi faccio vedere altre cose molto belle. Ovviamente la ricarica si fa attraverso un tasto. Qua intanto c'è un altro tizio per abilitare la ricarica manuale, come in Resident Evil 4 ovviamente bisognava completamente mettere le mani nel codice di gioco, cosa appunto che poteva fare solo ID o comunque qualcuno predisposto, qualcuno con la possibilità di sostituire completamente i modelli delle armi all'interno del gioco. Ovviamente i modelli delle armi in una mod non possono essere sostituiti, quindi non è possibile attivare la ricarica manuale. Qua vedete ogni schermo con cui si può interagire lo si fa proprio sempre in realtà virtuale con le proprie mani. E devo dire che tecnicamente il gioco, pur essendo vecchio, le texture alcune sono veramente slavate, però si difende benissimo anche adesso, soprattutto nella realizzazione, vedete anche delle ombre che vengono proiettate assolutamente in tempo reale e l'illuminazione in tempo reale, che in realtà virtuale
rende veramente veramente tantissimo. E poi appunto, essendo un gioco leggero, lo consiglio ancora a chi ha una scheda grafica abbastanza vecchia, se vuole divertirsi un bel po' finché non trova una scheda grafica più nuova. Questo è un gioco assolutamente che consiglio di recuperare. Devo dire che io avevo giocato pochissimo a Doom 3, Resident Evil 4 non l'avevo proprio mai giocato, e nonostante Resident Evil abbia l'etichetta, no, di gioco horror, anche in realtà virtuale, come penso anche in flat, Doom 3 è molto più horror di Resident Evil 4, quindi ovviamente non è un horror puro, è sempre un FPS, però ha abbastanza anche jump scare, e comunque con questa gestione delle luci, dei contrasti, dell'illuminazione, è assolutamente un gioco che vi farà anche saltare. Ne approfitto di questa zona un po' più calma, tra virgolette, per farvi vedere come hanno anche implementato il tablet, il PDA, così come si chiama nel gioco, cioè si apre con un tasto, vedete, e si può utilizzare proprio completamente in realtà virtuale. Quindi si può premere la sezione del PDA che vogliamo e proprio selezionare assolutamente, vedete, proprio con il dito, come se fosse un tablet reale, quello che vogliamo vedere. Quindi assolutamente un'implementazione del tablet è assolutamente fatta molto bene, proprio sembra quasi nativa per la realtà virtuale. Eccoci qui quindi, amici, direi che vi ho spiegato praticamente tutto di questa mod, e penso che abbiate capito che chi ha un PC, ma anche chi ha solo il Quest, non può assolutamente farsela sfuggire, deve per forza giocarla, perché è forse la migliore mod che trasforma un gioco flat in VR, se non la migliore, comunque una delle migliori, come vedete qua, l'ultima cosa che non vi ho fatto vedere per cambiare l'arma, basta ovviamente scorrere con il joystick su e giù. Chiaramente anche il discorso della cintura non poteva essere anche quello implementato senza, come dicevo prima per il discorso delle armi, inserire un avatar all'interno del codice di gioco diverso da quello di default. Quindi, detto quest'ultima cosa, da Doom 3 BFG VR io vi saluto, dal vostro Alessio Back to VR è tutto, spero vi sia piaciuto questo video e spero vi abbia invogliato ad andare a provare quest'altra incredibile esperienza in realtà virtuale. Quanto a noi, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ma come? Quasi un quarto d'ora di bla 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 e non hai ammazzato praticamente nessuno? Ma è Doom o Giulia Passione? La moto Sega è sempre un piacere da usare anche in realtà virtuale. Ok. Ora sì che si ragiona.